Abbiamo lavorato per quasi un anno a preparare questo convegno insieme alla Regione Emilia-Romagna, all'ANCI nazionale e regionale e al Centro Camina, e devo dire che sono molto felice di essere qui oggi e di dare il benvenuto a tanti sindaci, a tanti amministratori pubblici, a tanti operatori che sono quelli che portano avanti veramente nel concreto l'attuazione dei diritti dell'infanzia, che è una sfida che, come sapete, l'UNICEF porta avanti da 60 anni. E noi siamo molto convinti dell'importanza di questo lavorare insieme, di questa capacità di mettere insieme tutte le forze e tutte le buone volontà, senza escludere nessuno, per arrivare a cambiare le cose, arrivare a un mondo che sia più attento ai diritti, ai bisogni, alle aspettative dei bambini. Perché noi pensiamo che un mondo a misura di bambini sarà un mondo migliore per tutti noi. L'esperienza dell'UNICEF su questa tematica è decennale e noi avremo il piacere oggi di sentire un po' come in questi 10 anni si è sviluppato in Italia, in Europa e nel mondo questa iniziativa, che sta avendo un sempre maggiore successo anche in luoghi dove le difficoltà oggettive sono molto molto più alte che qui in Italia. L'Italia, devo dire, ed è bello poter dirlo, è uno dei paesi che ha sperimentato le cose forse più avanzate su questa tematica delle città amiche dei bambini. Io volevo solo fare una battutina all'inizio, che quello che ci auguriamo, quello che speriamo adesso è che non solo le città amiche dei bambini diventano delle città più vivibili, ma che diventino anche più visibili. E cioè che nelle nostre strade ci siano sempre meno automobili e sempre più bambini. Questo è un piccolo sogno che lascio qui all'inizio di questa conferenza, e ho il piacere di dare la parola all'assessore Anna Maria Daporto. Assessore Daporto, a lei la parola. È con estremo piacere che apro i lavori di questo convegno nazionale, che mette al centro del dibattito i diritti dei bambini e degli adolescenti. Saluto i rappresentanti dell'ANCI nazionale e regionale, dell'Associazione Nazionale Camina, dell'UNICEF Italia, che insieme alla Regione Emilia-Romagna hanno organizzato questo incontro. L'impegno che la Regione Emilia-Romagna si è assunta nella realizzazione del seminario odierno, che prosegue il percorso tracciato nel 2004 da Future Città Nuovi Cittadini, vuole manifestare il forte proposito di continuare il cammino verso l'obiettivo di garantire una piena cittadinanza dei bambini e degli adolescenti attraverso un'interpretazione ampia e articolata dei loro diritti e delle forme attraverso le quali si esprime la loro partecipazione alla vita della comunità in una prospettiva dinamica e aperta al cambiamento. In quest'ambito, la scelta di invitare i sindaci, gli amministratori e i dirigenti e di chiedere loro un coinvolgimento diretto diventa decisiva, poiché esplicita e rafforza un impegno politico delle nostre istituzioni, che sia capace di tradurre i modelli culturali in buone pratiche nella trasformazione dei processi e delle organizzazioni del lavoro delle pubbliche amministrazioni e nella individuazione delle alleanze utili a coinvolgere la società civile. Siamo oggi più consapevoli, infatti, che parlare di città sostenibili, sane e sicure e agire di conseguenza vuole dire assegnare ai bambini e ai ragazzi una parte specifica di questo progetto, poiché a loro vanno riconosciuti specifici diritti, competenze ed esigenze, promuovendone il protagonismo, assumendone i bisogni e le loro aspirazioni come indicatori della qualità della vita urbana e come capacità di tenuta dei valori fondanti la comunità e il suo progetto di vita. Questa consapevolezza è maturata negli anni
attraverso un percorso tracciato dalla legge 285 e 451 del 97, con le quali il Governo ha promosso e finanziato le politiche a sostegno della partecipazione dei cittadini in età evolutiva alla vita della comunità e istituito la Commissione parlamentare e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia. La Regione Emilia-Romagna ha aperto una stagione di progetti, eccetera, con la legge 40, la legge 2 del 2003 e la legge 10 del 2004. I progetti, i programmi della Regione Emilia-Romagna si possono riassumere: progetti ed azioni integrati fra i diversi soggetti pubblici e del terzo settore, finalizzati ad offrire opportunità mirate al benessere dei bambini e dei ragazzi, sperimentazioni sui temi dell'esercizio della cittadinanza attiva attraverso forme e strategie diverse di partecipazione e laboratori di urbanistica partecipata, valorizzazione dei ruoli dei comuni quali garanti della centralità dei diritti dei cittadini a partire dai più piccoli e dai più giovani. Ancora, promozione di un approccio multidisciplinare ad un progetto partecipato, capace di coniugare la qualità della vita ambientale e la qualità della vita sociale. È con l'attivazione dell'Osservatorio regionale sull'infanzia e sull'adolescenza che si è dato avvio ad una ricognizione strutturata e periodica delle informazioni e della documentazione relative ai progetti realizzati per e con i bambini e gli adolescenti sul territorio regionale, con la collaborazione di diversi servizi ed assessorati della Regione e con gli altri enti pubblici del territorio. Da una prima analisi effettuata nel rapporto sui servizi e sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, esce una panoramica dei servizi, dei progetti e delle azioni realizzate con l'intendimento di affermare, tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella loro più ampia accezione. In particolare emerge che la tutela della salute, la qualità delle relazioni sociali, la formazione, la scuola, il tempo libero e il gioco, la partecipazione attiva, l'ascolto sia dei bambini e dei ragazzi che delle famiglie, rappresentano una realtà in parte consolidata e in parte in via di consolidamento nei grandi, nei medi e nei piccoli comuni del territorio regionale. Tale realtà volta a corrispondere al meglio ai mutati bisogni di una società sempre più complessa ed in continua trasformazione. Credo che la riflessione cui oggi siamo chiamati legittimi una presa di posizione nei confronti del nuovo governo, finalizzata a riprendere il filo conduttore del percorso intrapreso con la legge 285 del 97, interrotto con il taglio del 50% dei finanziamenti del Fondo Sociale alle Regioni. Dobbiamo quindi chiedere con forza un rilancio delle politiche sociali ed ambientali, delle politiche a sostegno dell'affermazione e della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e delle famiglie, anche attraverso un significativo investimento di risorse finanziarie ed energie finalizzate a consolidare il percorso fatto e a dare nuovi impulsi alle regioni e agli enti locali. Nonostante il calo di tensione a livello nazionale, molti amministratori in questi anni si sono impegnati nella realizzazione di progetti, servizi, eventi, coinvolgendo attraverso strategie diverse i bambini e gli adolescenti in quella che viene definita la democrazia partecipata. Piccole e grandi trasformazioni del territorio sono state realizzate grazie al lavoro svolto nei laboratori di urbanistica partecipata,
nei luoghi della cultura, dell'arte, nelle piazze e nelle strade. Ma non basta. L'esperienza impone oggi un salto di qualità. È necessario passare da una fase settoriale dei progetti e delle azioni ad una più esplicita, chiara, permanente scelta della Regione, dei comuni ed in primis dei loro amministratori, nella direzione del coinvolgimento permanente di tutti i soggetti interessati, a cominciare da politici, tecnici, dirigenti e quadri intermedi, per definire strategie e piani d'azione locali che facciano della Convenzione dei diritti dei ragazzi il loro punto di forza, con un approccio sistemico e concertato, con la partecipazione delle forze organizzate del territorio, dal mondo economico, dalla cultura a quello del volontariato e dell'associazionismo. Grazie, lascio la parola agli oratori. Molte grazie, Assessore. Adesso, prima di dare la parola al Presidente dell'UNICEF Italia, vorrei invitare Adonella Ferraresi, Presidente dell'UNICEF della Reggio Emilia, dell'Emilia Romagna, a fare un breve saluto. Mio preciso dovere essere qui oggi e dire grazie per essere intervenuti a questo convegno. Anche perché io vivo sul campo la questione delle città sostenibili, anche perché io vorrei che con questo nuovo discorrere tra di noi oggi riuscisse ancora più efficace il discorso Consiglio Comunale dei Ragazzi, perché io ci vado sempre, spesso fanno consigli comunali insieme ai ragazzi e vedo col passare degli anni come questo giovi e ai comuni e ai sindaci, alle amministrazioni e soprattutto quello che interessa a me, ai bambini. Quindi spero che molti sindaci, perché stamattina non ci sono tutti, molti verranno nel pomeriggio perché hanno moltissimo da fare in questi periodi, in questo periodo eccetera, però vorrei davvero che prendessero di nuovo l'input per mantenere la parola data quando una volta nominati sindaci difensori dell'infanzia mantengono la parola di convocare almeno una volta all'anno il Consiglio Comunale per parlare dei problemi dell'infanzia locale. I bambini vanno, parlano, discutono, capiscono, diventano sempre più grandi e l'amministrazione ne trova giovamento. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie. Di dover iniziare ringraziando ufficialmente la Regione Emilia Romagna, che ha dimostrato nei fatti, non solo a parole, di aver accolto la sfida di una società più attenta ai bambini e agli adolescenti. All'ANCI, non so se è presente. No, purtroppo... Ancora no? No. Che è uno storico alleato nel programma di Sindaco Difensore dell'Infanzia, che citava anche Adonella. E nel centro Camina della città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza, questo centro ha saputo, iniziando prima in Emilia Romagna ma poi diffondendolo in tutto il nostro paese, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante per la promozione di politiche urbane più attente all'infanzia. Ringrazio ovviamente anche tutti gli amici dei comitati UNICEF che sono qui presenti, sono diversi, perché il loro impegno quotidiano ci permette di sostenere concretamente l'operato dell'UNICEF in favore dei bambini nel mondo, quindi non solo nel nostro paese ovviamente. Oggi per l'UNICEF Italia è una giornata importante, credo. Ci troviamo per consolidare un percorso intrapreso circa 10 anni fa, quando in occasione della conferenza internazionale Habitat di Istanbul l'UNICEF condivise con una platea di più di 1000 sindaci e amministratori locali, e fu enorme la riunione, condivise l'idea di un approccio nuovo alla promozione dei diritti dell'infanzia nelle realtà urbane. L'iniziativa Child Friendly Cities, cioè le città amiche dei bambini, mi permetto di sottolineare questo concetto della promozione dei diritti dell'infanzia come pietra miliare di tutta l'attività nostra dell'UNICEF. È un cambiamento importante nel modo di operare per un'organizzazione come la nostra, che quest'anno festeggia i 60 anni di impegno a favore delle bambine e dei bambini di tutto il mondo. La sfida dei diritti umani è una sfida alta
e impegnativa. Noi dobbiamo dire chiaramente che il mondo fatica ad accogliere questa sfida, diciamocelo, che troppo spesso e troppo volentieri i diritti umani e quindi i diritti dei bambini vengono ancora calpestati, ignorati, violati in molte parti del mondo. Dobbiamo dire che anche in paesi come il nostro una vera cultura dell'infanzia attenta ai suoi diritti e alle sue esigenze in certi casi è ancora da costruire, è ancora da affermare. Noi sappiamo che il mondo sta vivendo un cambiamento epocale. Da qui a pochi anni la popolazione dei centri urbani si prevede che supererà quella delle campagne. Questo per la prima volta nella storia dell'uomo. Sappiamo che le città hanno conosciuto nel passato recente uno sviluppo esponenziale che è spesso sinonimo di disuguaglianza, di miseria, di inquinamento e di crisi sociali, la cui portata facciamo ancora fatica a capire bene. In molti paesi del mondo crescere in città comporta una serie di conseguenze negative sul benessere psicofisico dei bambini e degli adolescenti. La mancanza di igiene, di acqua potabile, di reti fognarie, di adeguati servizi sanitari ed educativi fa sì che molti bambini non avranno mai le opportunità per svilupparsi pienamente, armonicamente, come è invece il loro diritto. Dobbiamo anche stare attenti e non pensare che questo tipo di problematiche riguarda solo i paesi del cosiddetto terzo mondo. È sotto gli occhi di tutti, come anche qui, nella società industrializzate, le società siano spesso invivibili, voi per il traffico, che citava Becker all'inizio, voi per l'inquinamento dell'aria e quello acustico, voi per la mancanza di servizi e pari opportunità per tutti i cittadini, nessuno escluso. La qualità della vita urbana è una delle grandi sfide che l'uomo moderno deve affrontare e noi pensiamo che proprio partendo da diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possiamo portare un contributo utile in questo senso. In Italia abbiamo assistito alla crescita della sensibilità sui temi legati all'infanzia e ai loro diritti e oggi le città che si impegnano per l'applicazione di tali diritti formano una specie di movimento che salutiamo perché ha contribuito a far del nostro paese uno tra i più avanzati in questo campo. Oggi a Bologna si cerca quindi di consolidare l'esperienza acquisita e anche di fare nuovi passi sulla strada di un pieno e fattivo riconoscimento dei diritti dell'infanzia. La collega del Centro di Ricerche degli Innocenti di Firenze, che è qui tra noi, ci presenterà in dettaglio la proposta che l'UNICEF ha avanzato per contribuire alla costruzione di una città amica delle bambine e dei bambini, uno strumento frutto di uno scambio di esperienze di città di tutto il mondo che evidenzia come dovunque si trovino le città hanno problematiche comuni quando ci si cura di guardare con gli occhi dei bambini, con gli occhi dei bambini appunto, quando ci si impegna ad ascoltare la loro voce, quando si decide di rispettare i loro diritti, vedi Convenzione dei diritti dell'infanzia. Mi preme sottolineare come l'iniziativa che promuoviamo abbia una caratteristica propositiva, non solo reattiva. Siamo ovviamente ben consapevoli delle enormi difficoltà e avversità a cui vanno incontro molti bambini che vivono nelle città e guai a sottovalutare episodi di disagio e di violenza che minano l'avvenire delle nuove generazioni. Guai ad abbassare la guardia di fronte alle violazioni dei diritti che nel quotidiano continuano a parlarci di sfruttamento del lavoro minorile, di violenza domestica, di bullismo nelle scuole, di insicurezza nelle strade. Su questo fronte l'UNICEF sarà sempre presente per denunciare le violazioni e per individuare soluzioni durature a questi problemi. È di questi giorni la nostra decisione di costituirsi parte civile in tutte le cause di pedofilia, di pedopornografia. Come UNICEF vogliamo essere presenti tutte le volte con nostri legali che sappiano approfondire e perché no chiedere indennizi laddove sia possibile e questi indennizi vadano a favore dell'infanzia. Ma sottolineavo il carattere propositivo dell'iniziativa delle città amiche dei bambini. In effetti la novità principale la troviamo nel protagonismo dei bambini e degli adolescenti che possono cominciare qui ed ora a praticare la cittadinanza che gli viene riconosciuta con le dovute forme dalla Convenzione che dicevo prima dei diritti dell'infanzia.
La loro voce, la loro partecipazione attiva, la loro capacità di proporre soluzioni sono contributi in un certo senso rivoluzionari alla gestione della città. Il bambino non è solo oggetto di intervento per aiutarlo, ma è soggetto di diritti. Questo è il punto rivoluzionario per molti, e molti hanno anche faticato ad accogliere questo principio. In questo contesto sono molto curioso di conoscere le varie esperienze dirette che presentano le città qui presenti oggi. Dovrebbe esserci gli amici della Slovenia, della Francia, la cui presenza è testimonianza della dimensione anche europea di questa iniziativa e di questo filone che abbiamo intrapreso. Accogliere la sfida della reale partecipazione dei nostri giovani concittadini è un impegno politico e, perché no, etico ad alto livello. Ecco perché l'UNICEF ha individuato da tempo i sindaci, le amministrazioni comunali, provinciali e regionali come interlocutori privilegiati per l'attuazione di nuove politiche a favore dell'infanzia. Siamo convinti che gli amministratori e le istituzioni abbiano il potere di attuare un vero cambiamento e possano concretamente implementare direttive e programmi che recepiscano gli impegni presi a livello internazionale per la costruzione di un mondo a misura dei bambini, come delineato nel documento finale della sessione speciale dell'ONU su questo tema, che è stato deliberato il documento nel 2002, quindi non molto tempo fa. Mi piace ricordare a questo proposito l'adesione convinta di centinaia di sindaci italiani a Roma, da noi, nel 2003, in una riunione che organizzammo, i quali sindaci hanno sottoscritto l'impegno che gli abbiamo proposto, cioè di una sempre maggiore attenzione ai diritti e ai bisogni della infanzia in ogni realtà. Siamo anche convinti che un impegno di tale portata debba essere l'impegno di tutti. Tutti dobbiamo contribuire a un percorso che rafforza reciprocamente il proprio operato a favore dell'infanzia e di una più alta qualità della vita, che poi è più alta qualità della vita per tutti. Noi vogliamo quindi cooperare anche con la società civile, con tutte le associazioni che si occupano dell'infanzia, le associazioni ambientaliste, culturali del territorio, le associazioni professionali, commerciali, di volontariato e tante altre. Cerchiamo anche di individuare occasioni e strumenti per il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie nella promozione di queste politiche, ben sapendo quanto può essere ardua questa particolare sfida. La nostra visione parla di una città amica dove anche la scuola è amica dei bambini. E in questo senso stiamo sviluppando un innovativo percorso di passi e indicatori per la promozione e l'attuazione dei diritti dell'infanzia all'interno delle scuole. Anche qui una sfida impegnativa, ben sapendo le difficoltà oggettive e soggettive che questo approccio rappresenta, ma non possiamo camminare su binari divergenti. Stiamo preparando il documento da far approvare, perché no, anche dal Ministero, ma comunque da diffonderlo nelle scuole. Sappiamo quanto è importante la scuola come luogo di pratica e di sperimentazione della cittadinanza. Noi immaginiamo una scuola amica dei bambini che sia aperta alla città, dove si sperimenti la vera partecipazione dei bambini e degli adolescenti nelle cose che li riguardano e dove si realizzino esperienze concrete di democrazia e prese di responsabilità, i doveri essendo l'altro lato della medaglia dei diritti. Ovviamente ci sono i diritti, ma ci sono anche i doveri. Nella città amica dei bambini anche la salute e la sanità devono essere amiche. Da qui, da molti anni, stiamo anche qui promuovendo la promozione dell'allattamento al seno in tutta Italia attraverso l'iniziativa Ospedale Amico dei Bambini. Questa esperienza rappresenta il punto di partenza per una sempre maggiore attenzione al benessere psicofisico dei bambini in tutta l'età evolutiva. Quindi, dopo l'ospedale, anche il territorio e i servizi sanitari devono diventare amici dei bambini per garantire il diritto alla salute, a una sana alimentazione, a una corretta educazione fisica e psichica. Quindi dall'ospedale amico dell'infanzia, su quali stiamo lavorando, siamo già passati anche ad accordi con i pediatri di base, perché non basta l'ospedale per seguire i bambini. Poi anche lo sport, perché si collega tutto, diventa amico dei bambini. Dobbiamo mettere al centro dell'attenzione il diritto al gioco e al tempo libero, sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia. A questo riguardo, il gioco è una cosa, il guardare la televisione è un'altra per un bambino.
Lodi, il grande pedagogista che noi, a cui abbiamo dato riconoscimento un paio di mesi fa, noi come UNICEF, ha mandato uno scritto, perché stava poco bene, molto anziano, dove diceva: grande attenzione alla televisione, il bambino che sta fisso troppo spesso alla televisione perde qualsiasi capacità di inventiva, qualsiasi capacità di costruire lui delle cose, di elaborare lui delle idee. Le idee gli vengono somministrate, non è del tutto negativo cosa viene somministrato, però si abitua a avere le cose solo somministrate e quindi non essere parte attiva, e questo può diventare tragico man mano crescendo. Dobbiamo contribuire a un'attenta interpretazione del diritto allo sport, troppo spesso vittima di messaggi e comportamenti fuorvianti che poco hanno a che fare con un sano sviluppo psicofisico dei nostri bambini. L'UNICEF Italia vuole anche qui individuare dei percorsi innovativi che diano precedenza ai veri bisogni dei bambini, che fino a prova contraria rimangono i veri esperti dei diritti al gioco, molto più di noi direi. Ho menzionato questi grandi filoni, quindi, come vedete, del nostro impegno, per ribadire come la visione che sta a monte dell'iniziativa Città Amica dei Bambini sia una visione olistica che ci parla di un vero e proprio ecosistema dove ogni attività è interdipendente, dove solo la reciprocità e il mutuo consolidamento delle politiche e delle azioni porteranno realmente a un cambiamento duraturo e sostenibile. Voglio sin d'ora confermare che l'UNICEF Italia si impegnerà in tutti i modi possibili per contribuire nel quotidiano e nei fatti della promozione di una nuova cultura dell'infanzia basata sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Da Bologna, cioè da qui, vogliamo lanciare un appello a tutti gli interlocutori interessati per attuare nuove politiche più attente e mirate ai diritti e alle esigenze dell'infanzia. Lanciamo un appello alla società civile, a tutte le persone di buona volontà, di contribuire ognuno a modo suo alla promozione del quotidiano di tali diritti, cominciando magari proprio da una maggiore conoscenza e condivisione di questi diritti. Mi auguro che sulla base dei risultati di questo convegno di Bologna possiamo promuovere in tutta Italia iniziative che permettano di radicare su tutto il territorio nazionale una politica costruttiva e lungimirante di promozione dei diritti all'infanzia nelle realtà urbane. Malgrado le difficoltà e gli ostacoli che si ergono di fronte alla nostra sfida, siamo fiduciosi della riuscita di questa iniziativa. Lo siamo perché sappiamo di poter contare su partner altrettanto convinti, come lo dimostra oggi l'impegno della Regione Emilia-Romagna, dell'ANCI, che ha dato l'adesione, di tanti sindaci che sono presenti, di amministrazioni comunali e provinciali, di realtà come Camina, con la quale vorremmo ulteriormente consolidare il partenariato, che è nato a Bologna, insomma, di tanti operatori che si impegnano nel quotidiano a dare gambe alle idee e alle visioni che stanno a fondamenta di un mondo a misura dei bambini. L'UNICEF ha il mandato di garantire la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia in tutto il mondo. Siamo convinti che iniziative come la Città Amica dei Bambini rappresentino la risposta convincente a questo impegno, perché la città è il luogo dove principalmente si svolge il nostro vivere quotidiano, e sarà sempre di più, e dà la misura della nostra civiltà, della nostra capacità di convivenza, di rispetto degli altri e della vita. Abbiamo il dovere di accogliere questa sfida. I bambini e gli adolescenti di oggi ce lo chiedono, ci chiedono di agire, ce lo fanno capire, e quindi prendiamoci questo onere e lavoriamo tutti assieme. Grazie. Accettato con entusiasmo questo invito che mi ha fatto molto piacere. L'entusiasmo, come al solito, è incauto, perché le questioni che sono in gioco sono questioni molto importanti, e voi lo sapete meglio di me. L'assessore parlava della differenza del rapporto fra modelli culturali e pratiche, buone pratiche. Io mi occupo solo di modelli culturali, faccio il nonno, ma insomma mi occupo di modelli culturali, mi chiedo se una delle ragioni per cui sono stato invitato sia il fatto che un anno e mezzo fa ho pubblicato un libro di filosofia in cui faccio filosofia con mia nipote Camilla, detta Billa, e affrontiamo problemi del tipo: che senso ha la vita, oppure che cosa vuol dire giustizia, o che cosa vuol dire bontà o bellezza, facendo quattro passi nel giardino delle idee con un sacco di cani, di nonne, eccetera.
Questo è stato il mio modo di prendere sul serio il diritto di mia nipote. Ma quello che cercherò di fare in questo intervento è tentare, dal punto di vista naturalmente molto generale e astratto, che è l'unico che io professionalmente e intellettualmente controlli, cercare di mostrare in che senso una cultura, una prospettiva, un modello, una visione, come volete voi, delle politiche delle città rispondenti alla questione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, chiamiamola una cultura delle politiche dell'amicizia, ci chieda in realtà una riformulazione di importanti aspetti delle nostre concezioni di che cosa voglia dire giustizia, di cosa voglia dire giustizia nel senso di giustizia sociale, di giustizia distributiva. Cioè, in sostanza, io sono convinto che a partire da questo tipo di questioni e da questo tipo di impegno e da questo tipo di politica che abbiamo un effetto, dovremmo avere un effetto di riformulazione e di revisione più ampia e più ricca delle nostre prospettive ereditate di che cosa voglia dire equità per chi vive nella città, per chi vive nella polis, quale che sia la città. Cioè, sono convinto che questa riformulazione sia dovuta in realtà in tutte quelle circostanze in cui le politiche pubbliche mirino a rispondere in modo olistico, come diceva il professor Sclavi, multidimensionale, non riduzionistico, per dir così, al fatto, lo metto in termini molto generici, al fatto della differenza. Cioè, considero il caso dei diritti dei bambini e degli adolescenti come uno dei casi esemplari di un più ampio processo di quella che io chiamo la riclassificazione analitica degli interessi e dei bisogni che contrassegna le politiche pubbliche. Si tratti, come io le chiamo, di politiche della riparazione o della compensazione, di politiche dell'abilitazione o di politiche dell'accompagnamento di persone. Io penso che il tema dell'accompagnamento di persone sia molto generale e questo sia uno dei casi più significativi. Tutte politiche nella loro connessione caratterizzate dalla differenza, in questo caso dalla semplice differenza nel ciclo di vita di persone. Pensatelo dalla dimensione del diritto di bambini, alla dimensione del diritto di adolescenti, alla dimensione del diritto, dei nuovi diritti nei confronti della condizione di chi chiude un ciclo di vita. Pensate alla necessità della rispondenza delle politiche pubbliche a queste differenti dimensioni del convivere, non catturate dalla visione standard. Ecco, questo è il mio punto, è riformuliamo la visione standard. Questa è la proposta teorica a livello di modello. Poi, per fortuna, ci sono le pratiche, ci sono i provvedimenti, ci sono gli impegni delle persone che sono più importanti delle mie costruzioni, ma il tentativo è questo. Ora, vorrei mostrare in che senso la riformulazione porta con sé, implica una più ricca, implica una cosa importante, una più ricca e complessa nozione dello status di cittadinanza democratica. E implica anche alcune questioni difficili, perché è una cosa difficile. La prima questione difficile consiste nel fatto che siamo tenuti, se accettiamo questa sfida, siamo tenuti a una reinterpretazione dell'idea di convivenza nel tempo, di cooperazione sociale nel tempo, se vogliamo includervi a pieno titolo criteri di equità che definiscano ciò che è dovuto all'infanzia e all'adolescenza. È chiaro che si debba attenzione, il termine attenzione è stato molto usato, lo trovo molto appropriato, attenzione a questi diritti è assolutamente importante, che si debba aver cura perché ciò avvenga è assolutamente importante, il termine cura e attenzione sono non a caso due termini del lessico, ma stiamo parlando in un qualche senso di diritti. E se stiamo parlando di diritti abbiamo bisogno di qualcosa, diciamo, che renda coerente l'esservi diritti, perché solo questo implicherà il teorema Antonella, cioè che vi siano doveri correlativi. Ecco, che è molto diverso dal fatto che uno abbia, chiunque può avere per ragioni etiche, religiose, per convinzioni culturali, molta cura per qualcuno. Ma questo fa differenza col fatto che qualcuno abbia diritto a qualche cosa. Quindi questo è un problema, è più esigente la prospettiva, secondo me, dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza. E se vogliamo questo, dobbiamo trovare i principi e i valori che dettino politiche pubbliche, scelte e provvedimenti a favore delle città, avrebbe detto Elsa Morante, salvate dai ragazzini, le politiche dell'amicizia, come le chiamo io. In secondo luogo, sullo sfondo del tentativo di reinterpretazione, è facile vedere che uno può essere indotto, o una può essere indotta, a mettere a fuoco una tesi sulla natura del bisogno, sulla natura dello svantaggio, sulla natura del deficit, su cui si basa il riconoscimento di diritti. Noi parliamo di diritti tutte le volte che vi è la possibilità di impiegare diritti come briscole per bloccare il male per persone. Sono, diciamo, quando parliamo di diritti umani, come scudo contro il male, ecco, questo in un'accezione minimalistica. La tesi che io ho su questo è una tesi che si avvale della distinzione fra due dimensioni importanti, rilevanti, per la valutazione etica della qualità della vita di persone. La dimensione del nostro essere o poter essere pazienti e la dimensione del nostro essere o poter essere agenti. Ed è una distinzione che si connette, negli ultimi anni se ne è discusso, in parte almeno alla distinzione proposta da Amartya Sen fra, nella prospettiva ormai molto nota, soprattutto in sede internazionale, dell'approccio delle capacità, del capability approach, come approccio che miri a generare indicatori di qualità di vita di persone intrasocietari o intersocietari, cioè dalle bidonville o dalle favelas alle banlieue, diciamo, alle grandi aree metropolitane, deserti metropolitani, queste cose qui. Cioè, cerco di mostrare in particolare quali siano le implicazioni di questo approccio nella prospettiva di una teoria della giustizia riformulata a favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi quanto è dovuto ai bambini o alle bambine deve essere rispondente sia alla dimensione dei pazienti, cioè alla dimensione del recettore di benefici, come fossero dei container di benefici, sia alla dimensione dell'agente, e questo è tutto il tema del protagonismo e del carattere attivo del bambino, che è la vera novità che lei ha definito rivoluzionaria. Questo è il grande cambiamento. Cioè l'idea di non mettere a fuoco soltanto la dimensione dell'essere destinatari di trattamenti, recettori di benefici, che non è affatto banale, ma è incompleta, e mettere a fuoco invece l'altra dimensione, che è la dimensione di avere sguardo sul mondo, e in qualche modo il mondo dovrebbe essere rispondente al modo in cui anche loro guardano il mondo, e non semplicemente come il bene per loro è definito da chi ha asimmetria, cioè ha potere, e rispetto ai quali sono dipendenti. Questo è un grande tema, non è una, voglio dire, e cerco di mostrare perché è un grande tema. Io credo che questo sia il nucleo del cambiamento di atteggiamento etico nei confronti dell'infanzia, che ha una lunga storia, l'UNICEF è stata una grande protagonista di questa lunga storia, e che però ha trovato nell'ultimo decennio, secondo me, alcuni momenti, anche dal punto di vista normativo, significativi. In particolare credo che il documento delle Nazioni Unite a cui si riferiva Sclavi di 2002, il World Fit for Children, indichi chiaramente che questo è il grande cambiamento. In conclusione, in terzo luogo, in una prospettiva terribilmente per voi, di maggiore generalità e astrazione, ricorrendo ad un'altra delle mie congetture filosofiche, vorrei chiarire in che senso il male per eccellenza per le persone sia esemplificato dalla loro condanna alla sorte della solitudine involontaria. Questa è una tesi su cui ho lavorato molto e cercherò di presentarla alla fine, a proposito di quel male rispetto a cui devono essere scudo i diritti. E cerco di mettere a fuoco la natura del male in rapporto alla duplice dimensione suggerita dalla tesi paziente, recettore di benefici, agente. E concludo sostenendo che ragioni di giustizia ci chiedono di minimizzare la sofferenza socialmente evitabile e massimizzare la gamma delle capacità delle persone, in questo caso la gamma delle capacità delle persone nel ciclo di vita in cui diventano persone. E che per questo noi abbiamo il dovere di non lasciare soli i bambini, e anche il problema della TV. Io lo vedrei più come il problema se sono accompagnati o meno, che semplicemente il problema della TV. Io questa ho una posizione dubbiosa. E dobbiamo, per quanto è possibile, essere coloro che in una essenziale varietà di modi e responsabilità sono quelli che li accompagnano.
e a ciò devono essere rispondenti le politiche dell'amicizia. Primo punto è questo. Cominciamo considerando la questione normativa centrale e chiediamoci quali ragioni militino a favore di un criterio equo di distribuzione di costi e benefici della cooperazione sociale che risponda nel modo giusto ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Cioè la domanda è questa qua. Che cosa è dovuto per ragioni di giustizia alle persone quando esse versino in condizioni di svantaggio o di deficit o di vulnerabilità nel ciclo di vita quando esso coincide con la fase del loro diventare persona? Questa è la questione. Si osservi che prendere sul serio un tentativo di risposta alla nostra domanda ci chiede di mettere a fuoco una particolare interpretazione, come dicevo, dello schema di cooperazione sociale nel tempo e, come vedremo, l'interpretazione che è appropriata e coerente trascina con sé molte altre cose importanti a proposito della virtù della giustizia e delle politiche dell'amicizia. In genere è usuale, diciamo, sostenere entro come dire, il paradigma delle nostre concezioni di giustizia sociale che l'equità dei criteri di distribuzione di costi e benefici, perché nessun pasto è gratis, come ben sanno i decisori pubblici, deriva da un particolare nostro modo di concettualizzare le persone considerate come partner, diciamo, di pari dignità. Questo dovrebbe essere l'ABC di un modo di convivenza democratico, degni ciascuno e ciascuna di uguale considerazione e rispetto. C'è un'assunzione di eguaglianza di condizione di cittadinanza democratica, eguaglianza sotto quel profilo, naturalmente, senza la quale la reciprocità di diritti e doveri in una convivenza collassa. Ora, se vi è un'assunzione previa a proposito della simmetria e dell'eguaglianza sotto un qualche aspetto fra i partner della cooperazione sociale nel tempo, allora si può mostrare che i criteri, che l'equità dei criteri di distribuzione di costi e benefici soddisfa un qualche principio di mutualità o di reciprocità di vantaggi. Uno schema, quindi, diciamo che uno schema di mutuo vantaggio modella i nostri modi di considerare che cosa sia dovuto per ragioni di giustizia a chiunque sia, come chiunque altro, partner della nostra forma di vita, della nostra città, del nostro Stato-Nazione, dell'Unione Europea o Global Citizen, diciamo. E questo schema, molto semplice, diciamo, è alla base di una concezione dell'equità sociale e degli eguali diritti di cittadinanza democratica. Questo è standard. Non è difficile vedere quale ruolo importante giochi in questo quadro standard la nozione vaga e preziosa di autonomia delle persone, o di autonomia morale delle persone. Insomma, io uso il termine persona in questo caso in un senso ordinario, nel senso in cui si dice la persona seduta lì o la persona seduta là, ecco, non ho implicazioni metafisiche o religiose. E lo uso nel senso in cui la carta di Nizza aveva introdotto l'idea della dignità della persona, per usare il lessico europeo, oppure posso usarlo in questo senso qui, normativo, diciamo. Allora, l'idea standard, che io non considero certamente di poco conto, ma rispetto alla quale secondo me dovremmo riflettere per essere coerenti con le nuove idee, l'idea standard è questa: i criteri di equità sono l'esito della scelta di persone autonome che pensano se stesse nel tempo come partner cooperanti in quell'impresa collettiva che è la loro società. E in quanto persona morale autonoma, ciascuno agente ha il diritto a una quota equa, diciamo, dei beni derivanti dalla cooperazione sociale e ciascun agente avrà correlativamente, ecco l'aspetto del dovere, il dovere di fare la propria parte sul piano dei costi, questioni da schema di imposizione fiscale o da ministro delle finanze sulla base di uno schema di mutuo vantaggio o di reciprocità. Si osservi che nella prospettiva standard è la simmetria fra gli agenti morali a governare la giustezza delle loro relazioni o interazioni nel tempo. Dovete presupporre simmetria. Quindi relazioni e interazioni simmetriche sono relazioni che implicano reciprocità e quindi diremo che, e questo è il punto, che solo relazioni simmetriche implicano reciprocità. Questa è la visione standard. Se non ho simmetria non posso avere reciprocità. E l'ingiustizia, possiamo concludere, nella visione standard è in questo senso violazione della è promessa mancata di reciprocità fra le persone.
persone cui riconosciamo uguale dignità in quanto agenti morali. Ora, la prospettiva standard ci induce ad accettare almeno altre quattro tesi. Primo, considerare la giustizia come un valore in un certo senso strumentale perché è la maggiore o minore giustizia che ci consente di approssimarci in misura maggiore o minore alla reciprocità o alla simmetria, variamente intesa, fra persone cui è dovuto uguale rispetto. Due, ci induce a selezionare come pertinente, per questioni di giustizia allocativa o distributiva, una classe di relazioni e interazioni fra persone che include relazioni e interazioni simmetriche, ma esclude relazioni e interazioni asimmetriche, in cui ha luogo il fatto contingente della dipendenza di persone da altre persone. Terza, siamo indotti ad adottare un modello implicito e esplicito di vita buona, come si usa dire, di welfare o di well-being, diciamo, di star bene, ok? Con tutte le differenze tra welfare e well-being, ma insomma questo è un problema che riguarda le nuove politiche di welfare, di cui un'esemplificazione saliente è quella costituita dalle politiche delle città amiche dei bambini, questo è il succo dell'argomento. Vita buona che coincide in genere con il prospetto di vita, come si usa dire, normale, cioè come se prendessimo la mediana su una distribuzione standard per agenti morali, classificando in modo coerente un insieme di beni sociali primari. Per esempio, questo è stato proprio di tutta la fase del welfare in cui avevamo, come si usa dire, interessi aggregati omogenei. Quando hai invece il problema che crescono le differenze, allora le politiche di welfare devono essere in qualche modo congruenti, corrispondenti a differenze. E il primo grande caso di politica della differenza, come è noto, è il caso della rispondenza alla differenza di genere, che come sappiamo è quella che attraversa tutte le altre differenze. Quarta tesi, siamo indotti a ritenere nella visione standard che solo ed esclusivamente relazioni simmetriche possano contenere reciprocità tra persone, definendo in tal modo un singolo insieme di circostanze di socialità. Ok? Questa ci dà la visione. Ora, noi dovremo vedere come arrivare ad una riformulazione significativa della visione standard, cioè non solo una riformulazione, ma una riformulazione significativa. Alcuni potrebbero suggerire una riformulazione non significativa, cioè una riforma a buon mercato, una semplice riforma della prospettiva standard, per esempio introducendo una sorta di principio di assicurazione contro il rischio, cioè assicurazioni che persone autonome potrebbero condividere razionalmente alla luce dell'informazione sulla probabilità della sorte di essere nella condizione di accompagnare o avere cura di ragazzini e ragazzine. Altri potrebbero suggerire una manovra più radicale, che miri ad andare oltre la riforma o la riformulazione significativa, proponendo una concezione alternativa rispetto a quella standard che ho presentato, cioè basata sulla non dimensione degli agenti, ma sulla dimensione esclusivamente dei pazienti, cioè dei recettori di benefici. Questo escluderebbe il problema della differenza tra casi di simmetria e asimmetria, no? Perché semplicemente tu avresti che tutta la platea dei clienti dell'etica o della giustizia distributiva è costituita da destinatari di benefici. Questa è la grande tradizione welfaristica, cioè questa è la grande tradizione dell'utilitarismo. Cioè, quindi sono l'alternativa alla prospettiva standard che io favorisco, ma che dobbiamo riformulare, è costituita da una prospettiva welfaristica, in cui il fatto che sia un bambino o una bambina, o il fatto che sia una persona nel ciclo finale della propria vita, o il fatto che sia una persona in età centrale, anche se ormai, come sapete, le classi di età sono negli insiemi sfumati, beh, non fa nessuna differenza. Non fa nessuna differenza, perché il problema non è chi ha deficit, ma il problema dell'intensità di deficit localizzato in qualsiasi stato del mondo in cui ci sia qualcuno per cui c'è sofferenza. La famosa battuta di Bentham, per ricordare la discussione sulla il recente progetto di legge Zapatero, su cui sono sentite cose assolutamente cretine sulla storia dei diritti dei primati, la battuta di Bentham: ma perché le persone dovrebbero essere protette dal male? Perché sono razionali o perché soffrono? Perché soffrono, e allora tutti coloro che possono soffrire hanno diritto ad avere uno scudo e una riduzione della sofferenza. Non so se è chiaro. In questa prospettiva che cosa si perde? Si rinuncia, per le difficoltà della prospettiva standard, alla dimensione dell'essere agenti, cioè dell'essere progettisti, dell'essere coloro che sono fonti originatori
di valutazioni, di scopi, di progetti, la si riduce e ho soltanto la platea dei beneficiari. Nulla di male, ma di nuovo incompleto e riduzionistico nella mia tesi. Se accettiamo un resoconto più rispondente agli scopi di una valutazione etica, appunto non riduzionistica, delle nostre vite e della loro qualità nel tempo, noi siamo tenuti a incorporare, io credo, non rinunciare a incorporare tanto la nostra dimensione di agenti quanto naturalmente la nostra dimensione di pazienti, e quindi potremmo tentare di riformulare le quattro tesi della visione standard con una riformulazione che implicherà, io credo, che può implicare una interpretazione più ampia e appropriata dello schema di cooperazione sociale nel tempo, ed è per questo che l'ho chiamata una riformulazione significativa. In primo luogo, io credo, è l'idea della pari dignità e del rispetto dovuto alle persone in quanto agenti morali che deve essere riformulato, perché dovremmo includere anche la dimensione dei pazienti morali. Diremo che il rispetto è dovuto a vite umane, quali che siano, che conoscono nel loro ciclo temporale tanto relazioni di simmetria e di autonomia quanto relazioni di asimmetria e dipendenza. Siamo così indotti a immaginare noi stessi, io credo, come esseri intrinsecamente vulnerabili, esposti alla sorte più o meno duratura, in alcuni casi, della dipendenza da altri. Il riconoscimento della dignità di vite umane deve in questo senso includere il riconoscimento della dignità del loro crescere e del loro fiorire, del loro poter fiorire, come del loro poter essere violate nella dimensione delle persone future. Nello stesso senso in cui del resto deve includere il riconoscimento della dignità del loro invecchiare, nella fase simmetricamente opposta del ciclo di vita quando essa sia declinante. È in questo senso preciso che si ridefinisce e muta la nostra interpretazione delle relazioni e interazioni umane, che esemplificano, per dir così, il nostro essere animali politici e sociali, come diceva il bisnonno Aristotele, con cui concluderò in omaggio a mia nipote Camilla. Relazioni e interazioni propriamente umane saranno non solo quelle che contraddistinguono l'autonomia di agenti morali, ma anche quella che chiamano in causa la dipendenza e la simmetria fra agenti e pazienti morali. Il secondo tipo di relazioni è escluso dalla prospettiva standard, e ciò rende conto del fatto che nella prospettiva standard la giustizia è destinata a governare solo lo schema di cooperazione sociale nel tempo che coinvolge agenti razionali e autonomi. Ma se accettiamo la riformulazione, che include la dimensione dei pazienti morali come un segmento importante della vita delle persone, o di coloro che saranno persone o di coloro che sono state persone, allora dovremo riconoscere con John Stuart Mill, cito, il vantaggio di avere alcune fra le più importanti e pervasive fra le relazioni umane regolate dalla giustizia piuttosto che dall'ingiustizia. Fine della citazione. Si osservi che l'espressione di Mill traeva il suo senso preciso alla metà del XIX secolo europeo dal riferimento all'ambito della relazione e interazioni fra generi, cioè fra donne e uomini. Un ambito allora quasi rigorosamente escluso dallo spazio del discorso pubblico sulla giustizia. Allora e oggi in gran parte, in buona parte, qua e là per il mondo. Ecco. Quanto voglio suggerire è che noi dovremmo prendere sul serio l'inclusione del rispetto e della cura e dell'attenzione dovuta ai bambini come uno degli argomenti salienti entro lo spazio del discorso pubblico sulla giustizia. Questi sono tutti casi in cui le cose migrano dallo spazio, dai confini mobili dello spazio, diciamo, di Antigone a quello di Creonte, dallo spazio, se volete, privato, allo spazio di chi, della polis, allo spazio di ciò che deve essere condiviso, all'oggetto della discussione pubblica, all'oggetto del provvedimento e delle politiche pubbliche. È per questo che un convegno come questo mi sembra straordinario, perché come punto di generazione di proposte nei confronti di decisori pubblici e di impegno da parte di decisori pubblici. Credo sia importante riconoscere che la giustizia non è solo un valore che consente di approssimarci a uno schema volontario di reciprocità di vantaggi e benefici, ma è anche un valore destinato a regolare e a modellare quell'insieme di circostanze in cui ad alcuni accade di versare in condizioni di dipendenza asimmetrica da altri. E che tutto ciò fa parte non solo di una delle aree più delicate, preziose, difficili della vita umana,
come ho osservato una filosofa importante in quest'ambito come Martha Nussbaum, che ha dedicato importanti lavori anche alla dimensione dell'infanzia, nella sua prospettiva che è una variante della prospettiva dell'approccio delle capacità, alcuni dei punti centrali, per esempio del diritto al gioco, il diritto alla partecipazione, eccetera, fanno parte del famosa list di capabilities che Martha Nussbaum ha proposto riformulandolo rispetto alla proposta di Sen. Credo che la cosa più importante della differenza lì stia nel fatto che Amartya Sen sostiene che la lista delle capacità delle persone, quelle che devono essere massimizzate, diciamo, non è indipendente dalla discussione pubblica. Quindi perché è nella discussione pubblica e nell'ambito della sfera della, diciamo, ragione pubblica, della discussione, della controversia, che si definiscono e ridefiniscono aspettative, bisogni e definizioni dei bisogni stessi. E quindi i consigli comunali con bambini sono veramente un must da questo punto di vista, in una prospettiva anche così astratta come quella mia. Riformuliamo allora le nostre quattro tesi. La prima tesi riformulata suona così. I beni del rispetto e dell'inclusione per la dignità di vite umane, intese nel senso allargato, sono connessi intrinsecamente alla giustizia e devono valere di per sé come alcuni dei fini condivisi della cooperazione sociale stessa. Questo mette al centro cose come diritti dell'infanzia o dell'adolescenza, non lo considera un'aggiunta, ma è qualcosa che diventa un core business, diciamo, nella prospettiva. La seconda tesi si riformula così. Relazioni asimmetriche fra pazienti e agenti morali fanno parte a pieno titolo delle circostanze sociali che devono poter essere regolate dalla giustizia e dall'eguale rispetto per le persone. Quindi, e questa è la terza tesi riformulata, il modello di vita normale include le fasi e i cicli della dipendenza e questo chiede una riclassificazione dei beni sociali cui le persone hanno diritto per ragioni di giustizia. Infine la quarta tesi ci dice che anche relazioni asimmetriche possono, malgré tutto, contenere una qualche forma di reciprocità e che quindi le circostanze di socialità per vite umane, cui dovremmo abituarci a pensare, sono più ampie e variegate di quelle incluse nel singolo insieme delle relazioni simmetriche fra persone autonome. In un passo singolarmente eloquente di un'opera che non ha molti passi eloquenti, ma che è uno straordinario pezzo della tradizione filosofica dalle nostre parti, che è il Trattato sulla natura umana, David Hume, il grande illuminista scozzese, illustra una nozione celebre formulata in modo particolarmente sofisticato nel XVIII secolo europeo, ma che trovate un po' in tutte le culture, che è la nozione di simpatia o di empatia, capacità di mettersi nei panni degli altri, evocando in una pagina straordinaria la sorte della solitudine come disvalore per tipi come noi. C'è un pezzo bellissimo, per vostra fortuna questo è il mio ultimo punto, in cui Hume dice: una solitudine totale è il peggior castigo per tipi come noi. Qualsiasi piacere diviene illanguidisce se non condiviso, e qualsiasi dolore diviene intollerabile. E fa questo pezzo bellissimo, immaginate che tutte le forze della natura cospirino perché una persona abbia tutto ciò che può avere nella vita, che i fiumi concorrano portandogli tutti i beni, che gli arrivino tutte le più preziose e straordinarie cose che danno piacere alla vita, ebbene ciò per questa persona non varrà se essa non potrà condividere con qualcuno ciò che sarebbe bene se fosse condiviso, ma che si traduce in una sorta di condanna, di castigo. Questa è l'idea. Ora, io ho lavorato molto su questa idea, forse anche troppo, ma la mia idea è che il male, di nuovo non uso il male in senso teologico, nel senso della teodicea, ma l'uso nel senso, e neanche nel senso di che senso è il male, ecco, che è un'altra questione, ma dico se c'è del male, è un fatto. Io credo che il male sociale, per esseri come noi, sia costituito dalla condanna alla sorte della solitudine involontaria. Uno dei pezzi più belli sulla solitudine volontaria è quello di Montaigne nella sua biblioteca ed è quello di Virginia Woolf in una stanza tutto per sé. Questo è solitudine volontaria perché sono solitudini popolose, o Machiavelli che si veste, queste sono solitudini popolate da molti sé, mentre la condanna alla solitudine involontaria credo sia l'esemplificazione del male sociale. Vorrei aggiungere solo due punti a questa tesi per chiarire il senso della proposta che vi ho avanzato, cioè la proposta di un'audace riformulazione del quadro di sfondo e standard nelle nostre concezioni di giustizia distributiva o di giustizia sociale per includere a pieno titolo e con pari dignità
l'insieme delle circostanze in cui si definiscono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per ragioni di equità sociale. E secondo, per rendere conto delle ragioni di una riformulazione significativa, coerente con il mio elogio dell'incompletezza, di approcci che mirino a ridurre o alla dimensione di agenti o alla dimensione di pazienti, punto e basta, è piuttosto che dell'adozione di una prospettiva alternativa che appunto ci chiederebbe di rinunciare a dare un qualche peso all'una o all'altra delle due dimensioni. Le proposizioni di Hume ci ricordano che il bene per eccellenza per esseri umani è, per dir così, la compagnia di altri esseri umani. Poi ci sono pessime compagnie, ci sono buone compagnie, ma questo il problema è che la domanda di coloro per i quali la solitudine è condanna è una domanda di compagnia. Si consideri in proposito non tanto la dimensione, per esempio, dell'avere qualcuno interessi frustrati, quanto dell'avere qualcuno, una nozione che è prioritaria, quella dei interessi, l'avere qualcuno identità. Ora, noi sappiamo che l'identità implica compagnia, e pensiamo quanto questo è complesso nei casi in cui vi è un'insorgenza dell'identità, vi è una costruzione dell'identità, come nel caso del ciclo di vita, del diventare persone, che è il nostro centro. In quanto l'identità implica compagnia, in un senso molto semplice, perché l'identità di qualcuno presuppone una cerchia stabile nella durata di qualcuno che lo riconosca come quel qualcuno. Cioè le nostre identità che mutano nel tempo sono sempre identità che presuppongono una cerchia di altri sguardi, di altri che ci riconoscono, che ci confermano, che ci nominano in certi modi. Possiamo avere guerre sui modi del nominarsi, e ne conosciamo molte, ma possiamo avere armistizi e trattati di pace, e in questo senso guadagniamo identità nella durata. Pensate quanto questo, ripeto, è cruciale nel caso di un ragazzino o di una ragazzina. Questo è fondamentale. La condanna alla solitudine involontaria in questo caso erode e dissipa il capitale di riconoscimenti per una vita, il capitale di connessioni di quella vita, riducendo le connessioni di quella vita con altre o con altre vite. Questa è la condanna, la Waterloo dell'identità per una persona. E questo caso, che assume uno spicco particolare, come ho detto, nelle circostanze della costruzione o dell'insorgenza del sé, esemplifica nella mia prospettiva il tipo puro della sofferenza della gente, la contrazione delle sue capacità. Ma anche nel caso del paziente, in cui sono gli interessi, nella terminologia di Sen, i funzionamenti delle persone, i modi di essere o di stare cui le persone, che le persone perseguono a essere frustrati o più o meno gravemente lesi, l'esperienza del dolore riduce e indebolisce le connessioni con altri o con altri. Il paradigma della solitudine involontaria come male per esseri umani, la solitudine davanti alla TV dei ragazzini, o la solitudine delle mancate risposte alle domande che abbiamo la responsabilità di interpretare da parte dei ragazzini, o la solitudine dovuta all'esercizio di violenza su ragazzini e ragazzine. Queste sono, perché in quel caso sconnetti diciamo condanni. Ora, il paradigma della solitudine involontaria tende naturalmente a unificare le circostanze analiticamente distinte della sofferenza della gente e del dolore del paziente. Si consideri tuttavia il fatto che resta almeno un senso per cui va data priorità alla prospettiva della gente, pur non accettando la tesi della completezza, anche quando siamo in presenza di una capacità ridotta o, nei casi più severi, azzerata di connessione con altro o con altri di un paziente, quale che sia, sembra che noi siamo tenuti a trattarlo comunque o a trattarla comunque come una persona, io la chiamo biografica, come una persona che è o sarà in primo luogo un agente morale, che avrà un progetto di sé. Una persona che ha o avrà nel tempo della sua vita identità e un progetto di sé, che ha o avrà connessione con cerchie di riconoscimento. Chiediamoci che cosa voglia dire precisamente accettare questa priorità. E rispondiamo così: accettare questa priorità ci chiede di nuovo di rifiutare l'interpretazione riduzionistica delle persone della visione standard. La priorità rende solo conto della dignità del crescere nel ciclo di vita e, sul piano teorico, della ragione per cui non ho seguito la via dell'alternativa radicale alla prospettiva incentrata sull'autonomia della persona morale. Potremmo allora forse concludere dicendo che noi siamo tenuti, nel senso di un imperativo categorico vagamente kantiano, che Kant per primo non avrebbe condiviso la mia tesi, naturalmente la mia tesi è anti-kantiana, a trattare nelle pratiche della cura e dell'accompagnamento, dell'attenzione, le ragazzine e i ragazzini sempre anche come gli agenti morali che saranno o che sono o che potrebbero essere, e mai solo
come i meri pazienti morali che sono o possono essere meri recettori di benefici. L'ideale della compagnia umana e della condivisione dovrebbe in questo senso modellare le nostre pratiche di cura, di rispetto, di attenzione e la nostra generazione di occasioni per agenti e quindi di partecipazione e le nostre politiche dell'amicizia miranti a minimizzare la sofferenza evitabile e a massimizzare la gamma delle capacità dei ragazzini come protagonisti. Credo che dovrebbe anche indurci a riconoscere solidalmente nella vicenda dell'infanzia e dell'adolescenza il semplice promemoria della nostra condivisa vulnerabilità e esposizione alla sorte. Per questo riconosciamo che per ragioni di giustizia nessuno deve essere esiliato dalla cerchia della cittadinanza, la cerchia di cittadinanza riformulata alla luce dell'argomento che ho proposto. Nessuno deve essere escluso dalla cerchia del rispetto e della dignità, né deve essere lasciato solo o sola nelle circostanze della cura e dell'attenzione per una vita umana ai tempi delicati del ciclo del suo crescere e fiorire. Io credo che la conclusione sia dopo tutto suggerita dal semplice esame delle ordinarie cose della vita, le cose più importanti della vita, piccole e grandi. E anche, in onore del bisnonno Aristotele e di mia nipote Camilla, detta Billa, dal remoto ideale aristotelico dell'amicizia come virtù della giustizia nella polis. E mi avvalgo dello scudo protettivo di una breve citazione dall'Etica Nicomachea, il libro in cui Aristotele dedica alla giustizia. E poi cito, quando si è amici non vi è bisogno per nulla di giustizia, mentre, anche essendo giusti, si ha bisogno dell'amicizia. E il più alto punto della giustizia sembra appartenere alla natura dell'amicizia. Grazie dell'attenzione. Grazie professor Vega, sì, io mi accodo a quello che dice il professor Sclavi, aveva bisogno anche di questi input filosofici. La filosofia fa parte della vita quotidiana e ci siamo un po' dimenticati, tanto siamo indaffarati, tanto siamo a fare le cose che a volte dimentichiamo che bisogna anche pensarle prima. Adesso ho il piacere di dare la parola a Francesca Monetti, che è Senior Officer al Centro di Ricerca degli Innocenti dell'UNICEF a Firenze, che ospita anche il Segretariato Internazionale delle Città Amiche dei Bambini. E lei ha il compito di presentare la proposta, che è stata elaborata grazie a questo lavoro, di 9 passi per costruire le Città Amiche dei Bambini. Quindi la parola a Francesca Monetti. Buongiorno a tutti, vorrei anch'io ringraziare prima di tutto per l'invito e l'onore di far parte di questa giornata, ringraziare in particolare la Regione Emilia-Romagna e anche il Centro Camina e ovviamente i miei colleghi dell'UNICEF Italia, qui molti sono presenti, ma anche in particolare i rappresentanti qui di amministrazioni locali, municipali, regionali, che fanno parte del movimento, il movimento a livello del territorio italiano, ma anche a livello internazionale, perché in realtà all'UNICEF usiamo spessissimo l'esempio dell'Italia come uno degli esempi più belli, più approfonditi per quanto riguarda l'iniziativa della Città Amica dei Bambini. Oltre a ringraziare, devo fare una confessione. Quando UNICEF Italia mi ha chiesto di preparare una presentazione sui 9 passi e l'esperienza dell'UNICEF, la mia prima reazione è stata, oddio, prima di tutto questa non è una cosa veramente solo UNICEF. Cioè, noi come UNICEF, ovviamente, vogliamo sostenere e promuovere le iniziative a livello locale che aiutano a promuovere e a rispettare i diritti dei bambini a livello locale dove loro vivono. Però non è che ce la vogliamo appropriare, al contrario. Quindi direi che non è l'esperienza UNICEF, è l'esperienza vostra che l'UNICEF cerca di analizzare, sintetizzare e scambiare, come diceva il professor Sclavi, fare uno scambio delle esperienze che vengono
dall'interno dei paesi e tra paesi. E tanto per darvi un esempio degli ultimi mesi, da quando io ho cominciato a occuparmi di più di quest'area, abbiamo ricevuto un interesse fortissimo da una serie di nuovi paesi, che non sono solo i paesi europei. Abbiamo ricevuto una richiesta dalla Turchia, che comunque si avvicina all'Europa, ma abbiamo anche ricevuto una richiesta dal Comitato Centrale Cinese che si occupa di infanzia. Il Comitato Centrale, che è un comitato multidisciplinario, multisettoriale, che coinvolge tutti i ministeri cinesi, che come sapete un paese con una grande centralizzazione, è il fatto che ci sia questo interesse importante. In Cina, quando fanno le cose, le fanno alla grande, esatto. Per collocare per noi a livello internazionale, come vediamo l'iniziativa della Città Amica dei Bambini, vorrei fare riferimento a quella che è l'agenda internazionale concordata alle Nazioni Unite, ma al di là delle Nazioni Unite, e cioè gli obiettivi del millennio per i bambini, per quanto riguarda l'UNICEF. L'iniziativa delle Città Amiche dei Bambini cosa fa? In realtà riprende molti di questi stessi obiettivi, se non tutti, e li traduce a livello locale. Questo nei paesi, diciamo, ricchi, come il nostro, e nei paesi, diciamo, poveri, o nord e sud, o come volete, sviluppati, meno sviluppati, industrializzati, in via di sviluppo, non importa. Ma è un'agenda internazionale applicabile a tutti, ovviamente con livelli diversi di sviluppo. L'iniziativa della Città Amica dei Bambini, come dicevo, è per rendere concreti a livello locale impegni che sono stati presi a livello internazionale e nazionale, come gli obiettivi del millennio, ma anche precedentemente, come già detto dal professor Sclavi, la ratifica della Convenzione dei diritti del bambino. La vita del bambino è a livello locale, prima di tutto nella famiglia, nella sua comunità, nel suo vicinato, nella sua città. E città è un po' metaforico in questo senso, perché città può anche essere un gran villaggio, può anche essere una parte di una città dove alcune città ormai sono talmente enormi che sono tante città dentro di una. Quindi è anche un concetto di ravvicinare la promozione del diritto del bambino e le attività per promuovere questi diritti e assicurarli il più possibile là dove vive il bambino. E allora i 9 passi. Nell'ambito dei nuovi passi di questo convegno. Da dove vengono questi 9 passi, prima di tutto? Come accennavo prima, da un'analisi delle attività reali, concrete, a livello di tanti paesi in tutto il mondo, che hanno sperimentato ormai da almeno una 20 d'anni in modi diversi su come appunto rendere più vivibile, far partecipare di più i bambini e rendere migliore quindi la situazione, diciamo, di giorno in giorno per i bambini, ma quindi anche automaticamente per i grandi, perché nel momento in cui una città, una zona è amica dei bambini, è anche amica degli adulti. Quindi c'è stata un'analisi di varie esperienze e attraverso il confronto una sintesi di quelli che sembrano essere i passi importanti e necessari per arrivare ad avere una città amica dei bambini. E qui devo fare un'altra confessione. Quando dovevo preparare la presentazione,
ho pensato, non ho, in un quarto d'ora, mezz'ora, non posso entrare nei dettagli delle varie esperienze, anche se sono molto interessanti vedere, per esempio, un'esperienza in Repubblica Dominicana, un'esperienza in India, un'esperienza qui in Italia, eccetera. Impossibile. Quindi l'unica cosa che posso concretamente fare è presentare i 9 passi. Ho interpellato mio figlio e gli ho detto, guarda, questi qui sono, è la mia presentazione. E lui mi ha fatto, che noia. E dice, mamma, ma almeno cerca un po' di animarlo un pochino, mettiamo delle immagini, qualcosa, per in modo che la gente poi si ricordi quali sono questi 9 passi, se no li leggi e non serve a niente. E così abbiamo fatto, ci siamo divertiti per 4 ore e io ho imparato da mio figlio, ovviamente, come facciamo sempre quando coinvolgiamo veramente i bambini. Non ho bisogno in realtà di, non avete bisogno di memorizzarli perché avete tutti quanti il libricino che li descrive e ve li potete rileggere. Però vi voglio raccontare come siamo arrivati alle immagini. Allora, il primo passo è la cosa più fondamentale di tutti, in realtà si ritrova anche in tutti gli altri passi ed è proprio la partecipazione delle bambine e dei bambini, la promozione del loro coinvolgimento diretto. E abbiamo scelto un'immagine dove si vede che i bambini non solo stanno insieme in un progetto, ma ognuno di loro attivamente sta facendo qualcosa verso quel progetto. Quindi non è solo un coinvolgimento passivo di bambini che vengono più o meno interpellati, a volte semplicemente informati di quello che è già stato deciso, ma c'è un'attività diretta loro di partecipazione. Il secondo passo è un quadro legislativo amico delle bambine e dei bambini. Ovviamente ci sono tante leggi o diciamo un quadro normativo, alcune sono ovviamente, hanno un ovvio impatto sui bambini, altre non è tanto ovvio. È importante vedere tutto il quadro legislativo. Per esempio, alcune, che ne so, leggi o regolamenti che hanno a che fare con regolamenti stradali, per esempio, possono avere un impatto molto importante sulla vita giornaliera del bambino, anche su come arrivare a scuola, se può andare a piedi, se c'è una pista ciclabile, eccetera. Come si fa a mostrare l'importanza di una strategia e il coinvolgimento in una strategia? La strategia è importantissima. È molto difficile andare avanti e veramente arrivare a una città amica dei bambini e delle bambine se non abbiamo una strategia sul come arrivarci. E in questa strategia la voce dei bambini stessi è essenziale perché loro vedono le cose in un modo loro, che a volte è simile o addirittura viene ripreso da quello che noi come adulti gli diciamo, ma tante altre volte ci sorprendono. E qui mio figlio mi ha sorpreso, anche lui ha detto, mamma, adesso te lo faccio vedere io come si fa. E non, è andato e ha preso la prima immagine di una squadra di calcio che stanno confubulando l'uno con l'altro per vedere come si muoveranno. Io ho detto sì, però qui si vede che discutono, ma dov'è la strategia? Dice aspetta, adesso te la faccio vedere. È andato a prendere l'altra immagine e ecco la strategia che hanno insieme deciso. Non basta avere una strategia, bisogna anche avere un meccanismo di coordinamento in modo che questa strategia poi possa essere messa in atto. E questo è il quarto passo, cioè avere un'unità di intervento, un meccanismo di coordinamento che sia proprio parte permanente della struttura del governo locale. E qui ritorno anche, scusate, all'intervento di stamattina e poi il richiamo che è stato fatto sui consigli comunali dei bambini. Ci sono il meccanismo di coordinamento può e deve trovare modi appunto di coinvolgere direttamente anche i bambini, e uno dei metodi sviluppati in tante città amiche dei bambini è proprio il meccanismo del consiglio comunale dei bambini, fatto in modo diverso secondo le realtà locali.
In alcuni casi i bambini vengono eletti e fanno parte proprio del consiglio in sessioni particolari. In altri casi ci sono consigli, diciamo, comunali paralleli dei bambini e poi momenti di interazione fra il consiglio comunale ufficiale e il consiglio comunale dei bambini. E forse uno degli esempi più belli di questo tipo di struttura è in una zona del mondo tra le più difficili, ed è cioè in Palestina, che nonostante una situazione estremamente difficile dal punto di vista sociale, le municipalità in Palestina sono riuscite a mettere su dei consigli comunali basati anche ad una azione fatta a livello delle scuole, cose veramente bellissime. Oltre ad avere la strategia e avere chi la manda avanti, bisogna anche avere un meccanismo, un metodo per, prima di tutto, in un primo momento, capire a che punto siamo, da dove partiamo. E una volta partiti con la nostra strategia, valutare quanto abbiamo fatto e riaggiustare se necessario. E di nuovo far ciò il più possibile con la partecipazione diretta dei ragazzi. E non basta, di nuovo, avere solo la strategia, chi la manda avanti e un sistema di valutazione, ma ovviamente bisogna anche averci dietro i quattrini, perché è tanto bello avere delle idee, ma bisogna averci anche le risorse, non solo finanziarie, ma anche finanziarie, per portare avanti. Vorrei sottolineare una cosa, ed è che è vero che si può avere un bilancio specifico per attività per l'infanzia, per i ragazzi, e in alcuni casi ci sono esempi di bilanci che sono gestiti direttamente dai consigli comunali dei ragazzi, e questi sono esempi, ma oltre a questo sono bellissimi esempi e molto interessanti, anche perché il modo in cui, per esempio, i ragazzi gestiscono il bilancio che gli è attribuito influisce su come gli adulti, cioè, vedono cose nuove attraverso l'attività diretta dei bambini e dei ragazzi. Ma in più, nel bilancio, diciamo, normale, va visto come questo bilancio ha un impatto proprio su il bambino. Un modo per rendere visibile, non solo attraverso più alberi e più bambini, ma per rendere visibile anche le attività promotrici a livello delle città di quel che stanno facendo per assicurare di più la realizzazione dei diritti dei bambini, è di avere un rapporto periodico delle attività dei successi o meno, dei problemi anche. E nella slide qui faccio vedere quello di Londra, che è una delle città più note come città amica dei bambini, ma ovviamente ce l'abbiamo qui, e avete tutti, il rapporto dell'Emilia-Romagna, dove di nuovo sottolineo che quando si dice città si va al di là della città. La regione è anche un'entità importantissima in questo. L'ottavo passo che è importantissimo è la diffusione della conoscenza dei diritti dei bambini, perché senza questa conoscenza di base è molto difficile fare dei passi insieme con tutta la società civile, ed è proprio la società civile che spesso si autodelega in un certo senso il ruolo importantissimo di diffondere questa conoscenza, come abbiamo visto anche in Italia. Come ultimo passo c'è l'esperienza di tanti paesi di creare una persona, un'istituzione indipendente, non governativa, a volte è paragovernativa in alcuni casi, di difensore dei diritti delle bambine e dei bambini, che però non è un poliziotto,
ma è una persona, un'istituzione che aiuta proprio a continuare ad andare avanti ed è spesso aiuta anche a creare il partnership che è assolutamente necessario fra l'istanza governativa e la società civile, la parte non governativa. Come dicevo, ci sono moltissime esperienze in giro per il mondo, molte di cui l'UNICEF a livello internazionale è al corrente e oso dire che altrettante, non lo sappiamo esattamente, di cui probabilmente non siamo al corrente, perché a livello internazionale è molto difficile conoscere tutte, cioè cercare di fare un inventario di tutte le attività a livello internazionale. Quella che conosciamo bene grazie a UNICEF Italia, grazie alle regioni, grazie in particolare anche all'Emilia Romagna, è l'esperienza italiana che, come si diceva anteriormente, è tra le più avanzate, tra le più sviluppate. Ha veramente dimostrato delle capacità di coinvolgimento dei ragazzi ed è un'esperienza che usiamo spesso come esempio quando, per esempio, ultimamente siamo andati in Turchia e abbiamo usato l'esperienza italiana per motivare anche a livello nazionale e subnazionale le autorità turche. Questo studio di cui vedete qui la copertina, credo che sia anche disponibile, è stato uno studio completato, pubblicato recentemente, proprio sull'esperienza italiana. Faccio vedere un attimo il sito a livello internazionale che si chiama proprio childfriendlycities.org, che per chi volesse raggruppa le esperienze, l'analisi fatta anche dall'UNICEF, c'è una banca dati relativamente grande su vari argomenti che sono relazionati alla problematica dei bambini a livello urbano, alla partecipazione dei bambini, eccetera. Esperienze organizzate o comunque che si possono vedere se uno ha un interesse di una parte del mondo in particolare o di un paese in particolare. E relativo a quello che ho cercato di introdurre stamattina, c'è una parte che si chiama Toolkit, cioè gli arnesi, dove ci sono i 9 passi e per ognuno dei 9 passi una serie di esempi analizzati, sintetizzati, di esperienze specifiche dei vari paesi che possono servire per illustrare o per dare idee, perché spesso uno quando vuole cominciare o vuole muoversi dice ma non voglio reinventare la ruota, voglio vedere cosa hanno fatto gli altri da lì ispirarmi e questa è una delle funzioni nostre e dove il sito diventa uno strumento importante.